Ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovissimo video in cui vi farò vedere 4 ricette ideali per utilizzare l'albume, il nostro amato albume che ormai è introvabile oppure costa una cifra. Se mi seguite su Instagram avete visto le mie avventure alla ricerca appunto di questo albume. Ma bando alle ciance, vi faccio vedere quindi 4 ricette ideali per colazione, spuntino, pranzo e cena, appunto per utilizzare questo fantastico prodotto che è una fonte di proteine nobili, purissima, che potete davvero mangiare senza nessun problema, senza che vi dia fastidio, a meno che appunto non ne siete intolleranti o ne siete particolarmente sensibili. In ogni caso partiamo subito con la colazione. Io guardo il video, nel frattempo voi mi vedrete in fondo appunto a destra o a sinistra dello schermo. Io nel frattempo scorro il video e vi faccio in tempo reale la descrizione appunto della ricetta. Partiamo subito con la colazione. Allora, ho fatto il pancake perché siete davvero tantissimi a chiedermelo ancora, quindi ho semplicemente mescolato un misurino di fiocchi di avena. Io uso quelli di MyProtein, i baby roll di MyProtein, con 150 ml di albume. Ho fatto riscaldare una padella antiaderente che ho unto con dell'olio, ci ho versato il mio impasto ed ho coperto con un coperchio e messo a fiamma bassa. Nel frattempo ho preparato quella che sarà il topping di questo mio pancake. Ho utilizzato i frutti di bosco surgelati che ho fatto cuocere un minuto nel forno a microonde, il burro di arachidi in polvere di MyProtein, che è ottimo, ha l'80% di grassi in meno rispetto ad un burro d'arachidi tradizionale. L'ho diluito appunto con dell'acqua fino ad ottenere questa fantastica cremina. Una volta il pancake cotto da un lato, l'ho appunto rigirato e lasciato cuocere per un altro minutino dall'altro lato, ho impiattato e poi appunto aggiunto i miei topping, quindi i frutti rossi che si erano scongelati e leggermente cotti nel forno a microonde. Ho poi aggiunto la mia cremina, guardate un po' che goduria, mi viene fame solo a guardare in realtà. Quindi questa cremina fatta con il burro d'arachidi, ma potete usare anche il burro di arachidi tradizionale, l'importante è che sia un 100% arachidi e che non abbia zuccheri o olio in più aggiunto. Ho fatto questo disegno alla Picasso un po' così e poi ovviamente l'ho gustato. Di solito lo preparo per la mia colazione, ma se mi seguite su Instagram ormai sapete che 5 colazioni su 7 le faccio così. Al pranzo, allora il pranzo non potevo non farvi la mia fit pizza, ragazzi, quindi la ricetta è facilissima. Ho semplicemente montato a neve 120 ml di albume con un pizzico di sale. Ho poi aggiunto della farina di avena. Io uso sempre gli instant oats di MyProtein, ma potete usare qualsiasi tipo di farina, anche di riso va benissimo. Ho aggiunto alla farina di avena un po' di lievito istantaneo per pizze, setacciato in 3 parti, quindi per 3 volte ho aggiunto la farina agli albumi montati a neve e ho mescolato con una marisa dall'alto verso il basso per non far smontare appunto gli albumi. Finiti i 3 passaggi appunto del setaccio della farina, dovrebbe venirvi fuori un impasto molto arioso, diciamo spumoso. Ho utilizzato sempre la stessa pentola antiaderente per far cuocere la mia Fit Pizza perché è una pentola che può chiudersi a tipo fornetto, ma voi potete usare qualsiasi pentola vogliate. Non ho mai provato a farlo al forno, quindi nel caso ci provate non esitate a dirmi nei commenti se funziona oppure no. Quindi ho sempre unto la mia padella con un po' di olio, ho versato l'impasto, l'ho steso appunto per formare un bel cerchio a forma di pizza e ho chiuso il fornetto. Tempo 5-7 minuti e dovrebbe essere cotto. Non la rigiro come vedete, ma la vado a farcire direttamente con della passata di pomodoro. Io uso la passata Mutti, mi piace tantissimo. E oggi ci ho aggiunto semplicemente delle verdure grigliate, quindi peperoni, melanzane grigliate, un filo di olio sempre sulla pizza. Ho chiuso per, diciamo, riscaldare anche le verdure e creare appunto l'effetto forno e questo è quanto. È altissima, buonissima e levissima praticamente, però fa gola a tutti e siete veramente in tanti a farla e ne sono proprio contenta.
Passiamo allo spuntino, uno spuntino veramente veloce. Anche questo me lo avete chiesto in tanti su Instagram, quindi eccolo qui, facciamo un simil cheesecake rivisitato, ecco. Allora, ho utilizzato sempre i miei fiocchi d'avena, quindi avena sempre, ragazzi, un'ottima fonte di carboidrati a basso indice glicemico. Ci ho aggiunto dell'acqua fino a ricoprire e l'ho messo nel forno a microonde per circa 2 minuti. Fate attenzione, magari dopo un minuto aprite lo sportello del microonde, perché può succedere che si gonfi talmente tanto che poi straborda dalla ciotola. Ci ho aggiunto come dolcificante, avete visto, la stevia purissima, stevia 100% che compro in negozio biologico. Logico. Ecco qui il porridge, che poi è la base del porridge praticamente, l'ho un attimo rimescolata e poi appiattita sempre nella ciotola. Ci ho aggiunto 150 ml di albume d'uovo e i miei soliti frutti di bosco immancabili, perché in questa settimana in cui non sto utilizzando i dolcificanti sono un po' la mia unica fonte di gusto e a bassissime calorie, quindi ottimi. L'ho messo sempre nel forno a microonde per circa 4 minuti, questo è il risultato, lo stacco dalle pareti e lo vado a capovolgere appunto in un piatto e farlo freddare. Mi raccomando, l'avena, se riuscite a mangiarla fredda quando fate il porridge o fate questo tipo di preparazioni, è meglio, perché l'avena fredda, come anche tutti gli altri carboidrati, abbassano il loro indice glicemico. Questa l'ho farcita sempre con il burro d'arachidi e del cocco. Passiamo alla cena. La cena ho fatto la ciccio frittata, ormai è diventata un must. Ho utilizzato albume, un uovo e della zucchina, ma potete usare qualsiasi altra verdura, va benissimo, e vanno benissimo anche gli spinaci, gli asparagi, la zucca, fate quello che volete. L'ho grattugiata semplicemente in una ciotola, che è direttamente la ciotola che poi andrò ad utilizzare per la cottura. Ci ho aggiunto delle spezie, curcuma, potete aggiungerci del prezzemolo, del sale, delle spezie a vostro piacere, un uovo intero, sempre un bicchiere di albume, circa 150 grammi, ho mescolato per bene e ho messo nel forno a microonde per 3 minuti, 3 minuti e mezzo, dipende dal vostro forno e dalla potenza appunto del vostro forno a microonde. Nel frattempo ho preparato la base del piatto, quindi valeriana, misticanza, quindi verdure crude che ho condito con dell'aceto di mele. Ragazzi, l'aceto di mele è fondamentale nella vostra dieta, dovete inserirlo perché ha tante virtù. Ovviamente un filo d'olio sull'insalata. La mia frittata è pronta, l'ho staccata dai bordi, dovrebbe essere abbastanza facile come operazione. L'ho messa direttamente sul mio piatto ed eccola qui, cioè semplice, veloce, in 4 minuti avete la vostra cena, il vostro pranzo, insomma potete alternarla a tra pranzo e cena. La abbinate ovviamente ad una fonte di carboidrati ed è fatto. Perfetto ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e che queste ricette vi siano piaciute. Se è così, non esitate, mi raccomando, a sostenermi anche qui, perché già su Instagram lo fate tantissimo. Vi lascio nel box informazioni i link se ancora non mi seguite su Instagram. Ricordatevi che ogni giorno alle 13 faccio la diretta Cucina con Vale, quindi cuciniamo insieme ricette facili, veloci come queste, ma ovviamente con ingredienti diversi, quindi non esitate a sostenermi anche qui su YouTube, non esitate quindi a commentare il video con idee, ricette, domande, sapete che io rispondo sempre, mettetemi un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, io vi saluto e vi aspetto per il prossimo video, un bacio!